Let's find that loops. Ok, annaggia, you guys, si è lots la mignottazza. Ok, continuiamo, tocca scoppiare 8 stronzi. Spezza loop, giusto? Devo trovare la ricerca di Wenji. Quindi praticamente devo imparare come cazzo farli fuori. Without saying. Questa è una parte che mi piace. È un grande passo, Colt. Te la senti, eh? Cosa avrei da perdere? Beh, se muori, le tue armi, direi. Ma se ci riesci, le puoi tenere. Io riesco sempre, anche se non sembra. E com'è che mi tengo le armi? Il processo di infusione? Non è per questo che sei qui? Non mentirò, me lo sono detto io. Non sei l'unico con altri me, lo sai? Non sei Ah, speciale. ma se riuscissi. Già. Sì, auguri. Questa cosa dell'infusione mi piace sempre di più. Ok, quindi devo andare al laboratorio di... Ah, perché là la uccido. E però dovrei cercare prima la ricerca. Vediamo, vediamo. Da Mercurio ai piedi e le zinne. Forse col jetpackis. Che poi si chiama l'Akamajig, ma io l'ho chiamato jetpackis perché adesso. Quindi che l'ho fatto a fare? Gli piace l'ultimo turno. Ah. Quindi io lascio trappole. Vado a fare giri su giri. E tipo devo fare in modo che tipo 4 degli 8 o tipo 7 degli 8 muoiano per cazzi loro. Più probabile 4. E gli altri li No, ammazzo a io. posto. Può essere? Che tipo il tizio poi a una certa entrerà qui. E si ritrova le torrette che lo ammazzano da qui. Potrebbe essere un'ipotesi. Solo che onestamente non so quanto possa essere probabile la cosa. No, è Sono già al chiaro. massimo. Madonna, questi commenti danno veramente fastidio. Incredibili informazioni, secondo me, queste. Importante promemoria. Ci viene se
L'audio me la sento qui, sta tizia. Ah, speriamo non sia Colt. Era Colt. Tua. Dannata. Quali li di sorpresa? Sarebbe stato figo riuscirci. Quale di sorpresa tipo così? Cippano. Cippano ste maledette. Essere ingordo. Vabbè, mi serve. Ma non mi servivano. Vabbè. Dammi le palle, quelle belle gonfie. Dammi zine maledette sgonfie. Non serve. Leve. Sempre in mezzo ai coglioni. Cazzo, l'unica cosa che ha detto giusto sto tizio. Che c'era scritto? Senza? Dio mio. La porta è bloccata. E come entro io? What the hell are me? What the... No, non mi dica che quella in laboratorio serviva qua. No, anche però, scusa. Scarsi di me questi comunque. Non hanno azzeccato un colpo. Sto proprio da Dio. Va bene, dai. What the hell are me? Ehi. Visione a senso unico. Che vuol dire? Devo andare lì.
La pistola appoggiata lì. Imperdonabile. Merda, 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 merda! Evviva la solitudine! Ah, penso a cazzotti. Non mi farò inculare così. L'ho salvato. Ok. Porca puttana. Dovevo aprire questo, ma non avevo capito come si faceva. Che mi mancava il modo di... Cioè, mi serve qualcosa a infilare lì dentro. Serviva qualcosa a infilar lì. Due mesi, fregge, madonna. Qua stiamo scherzando, sto tappando, sto proprio. Una lunga serie di iterazioni del loop alla tua vivibilità. La probabile certezza. Impossibile dire quante, ma ne prevedo a centinaia. Tanto il fattore che ogni proiettile fanno. Cos'è? Cos'è? Non capisco, però è un proiettile. Sei solo una variabile, prevedibile e controllabile. Porco de Mondrontos. Ti ho fatto sparare come un coglione.
Ne mancano ancora 8. Ma come 8? Controllare i loro occhi e le loro orecchie. Che vuol dire? Il pinzello, tutto quanto verde. Stanno altri due lì. E uno là. Ah no, è piegato. Ok. Ci ha dato l'eternità. Cosa? Sono fortissimi sti puttani. Madonna, oh. Che devo levarmi questa. Serve un'altra arma. No, vedi, voglio questo. Questo fa male. Ecco perché crepavo. Tra l'altro ce ne stanno tre? What? Ne erano due? Porco Dio, Colt, sei un coglione. Iterazione virtuosa. Cazzo vuol dire? Ecco che muoio. Corri, brutto coglione. Porca puttana. Perso malissimo, quasi muore. Sculata. Vabbè, sculata, dai. Sono fortissimo. Ah!
Ah, quella torretta che mi devasta. Ha visto le mie ossa. Fatta l'analisi, se mi ha fatto, mi sa. È assurdo, magari perché mi mancano cose, però... Dà molto la sensazione di guarda quante cose puoi fare e poi alla fine dei conti non ne puoi fare così tante. Perlomeno questo è il mood che mi sembra avere. Niente, non ho sti codici. No, mi vede. Cioè, quando mi vede la prendo, se no no. Fanculo. Devo andare là, ma non so come andare se non riesco a risalire. Oddio, forse da qua. Madonna, è come la cartella che ho aperto prima che non c'era. Sì, era da qua. Pure già morto due volte, non mi posso permettere di crepare. La ricerca stava lì, tra l'altro. Il suo miglior motto. Miglior ratto. Uccido le Wenji e poi uso questo affare per raccogliere il residuo che serve al suo macchinario. Ah, interessante, sì. Un'osservazione sulle anticipazioni di stamattina. Il rilevante miglioramento delle capacità degli eternalisti Colt e Giulianna. Sì, e due verità sono diventate palesi. Una, il loop temporale è attivo da un po', e due, entrambi conservano i ricordi di ogni iterazione, mentre gli altri, vale a dire noi, invece no. Allora cazzo, basta interrompermi. A questo punto possiamo dunque presumere che ogni giorno per X tempo abbiamo prodotto osservazioni simili. Poi abbiamo fatto di tutto per conservare conoscenza e memoria tra le varie iterazioni. Nonostante siamo riusciti a propagare questa linea temporale, abbiamo ripetuto queste fasi di ricerca preliminare più volte. L'ultima! Conclusione ovvia. Ci abbiamo già provato senza successo. Questi dubbi esperimenti con l'infusione di residuo per conservare oggetti, piastrine tra le iterazioni. Se ci riusciamo con le piastrine, forse possiamo con noi stessi. Famiglia per sempre. Ok. Ah, questa merda è residuo. Mettiamolo in quella mieti cosa. No, mi sa sta cosa la devo fare. Wedgie,
Note esperimento breccia di oggi. 1. Per il tradimento di Colt ho dovuto collegare il sistema di sicurezza ai comandi di depressurizzazione. La sterilizzazione si attiva solo se il traditore viene rilevato nei pressi. 2. Secondo la legge di variazione, i codici di sicurezza potrebbero trovarsi in un luogo diverso dalla tua linea temporale. I miei sono nella sezione bassa dell'area laboratorio. Molto bene. Ora entriamo in questa specie di doccia e premiamo il pulsante? Merda, come cazzo dovrei fare? Guarda che ti sparo in culo, brutto pezzo di... Aspetta un momento. È un'idea. No, non mi piace. Dopo aver ottenuto ripresa, muori per davvero. Ammesso che nel loop. Qualcosa ci... E quindi sono morto perché? Quindi quella tizia è morta definitivamente? Ah, non sarei morto se avessi avuto una morte in più. Ok. Conoscenza scoperta. Vabbè, però in teoria l'ho uccisa. L'ho uccisa? Non l'ho mica capito. Che cazzo! Ha funzionato? Questo buone, e dopo iniziamo Bird by Sleep. Ho preso un paio di giorni per il mio compleanno di farmi i cazzi miei e lo iniziamo dopo. Infusione residuo. Ora puoi usare il residuo per infondere armi, piastrine e tavolette in modo da conservarle tra i loop. Il equipaggiamento infuso torna nel tuo arsenale ogni mattina. Ottieni il residuo da oggetti infusi di Blackdrift e dei glitch lasciati dai visionari morenti. Puoi anche sacrificare armi, piastrine e tavolette per ottenere altro residuo. Ah, ora lo posso assorbire. Infatti adesso prima non c'aveva senso. Cioè, ma che cazzo so sta roba? Sta roba che era tutta viola. Non puoi conservare residuo non lo puoi notare. Cioè, che conviene usarlo. Quando muore riprendi il residuo attualmente posseduto e viene lasciato a terra nel punto in cui sei morto. Sì. Se non hai più ripreso il giorno ricomincia, il risultato andrà perso. Boh. Era ieri suone, sì, ma cazzo, vai tranquillo. Ha funzionato! Ha funzionato e come? Chi è il super scienziato adesso? Io e te, sì, per sempre insieme. Oh, finché non spezzo il loop. Okay, l'acqua è fredda, non posso andare. Che nome ti do? Miss Arma suona un po' troppo formale. Arma letale? Armageddon? Forse la macchina? Perché mi sento come più qui? Cazzo, non ha senso. Comunque, cioè, challenge, no, scrivi un personaggio che dica cose sensate in un videogioco, impossibile livello, Cioè, da quando è iniziata la partita, sto tizio ha detto quattro cose. Calibro. E so una peggio dell'altra. Possibile avere una mente che funziona? La prendo ogni volta. Però devo prima uscire da qua, perché altrimenti non posso.
Non posso. L'esplosiva! No, ricorda troppo un lassativo. Ora sei tu la mia di cosa. Continuo a non capire se quella tizia è morta definitivamente. Onestamente non... non l'ha detto. Come se via, volevo solo prendere a calci la cosa. Mini Colt. Nah. Colt Junior? Beh, non è affatto male. troppo introspettivo. Colt secondo. Sì, Colt 2. Colt al cubo. Ma perché do il mio nome a una cazzo di arma? Ho deciso di distruggere il loop. Esatto, il capo della sicurezza è un fottuto traditore. Ha un vantaggio, perciò dovete interrompere tutti i vostri giochini. Prendete un'arma e preparatevi a uccidere. Per poi farmi fottere da un guastafeste musone. Ah, merda, che la giornata vi sorrida. Ok. Va bene. Quindi in teoria posso infondere questo e tenermelo ogni volta senza dovermi rifare tutto sto pezzo. Anche se il coltello ci riparti, quindi alla fine ok. Dottore Savangeva non poteva niente contro di te, si è partito bene. Come potere l'infusione non hai bisogno degli strumenti di Wenji. Raccogli residuo a mano e infondi i tuoi oggetti quando hai abbastanza residuo per farlo. Raccogli il residuo dagli oggetti scintillanti in visita su Blackreef. In vista, no? In visita, ma manco le traduzioni. Quando sei ripresa lasci a terra il tuo residuo nel punto in cui muori. Se trovi i tuoi resti puoi recuperare il tuo residuo da essi. Cioè quindi se io vado... Vabbè, non però con la col reset del loop. Se trovi dovresti recuperarlo. Sposta il puntatore prima per cedere la dotazione. Che bello, un altro tutorial e ha rotto già il cazzo. Usa il puntatore per selezionare questo elemento e infondere gli oggetti. Colt trova alcuni oggetti in visita sulla spiaggia. Quindi inizia ogni loop con un po' di residuo, ma non è sufficiente per infondere la tua arma. Per fortuna esiste una soluzione. Molti oggetti contengono residuo e puoi sacrificarli per ottenerlo. Usa il puntatore per selezionare le piastrine per armi. Sacrificare attenuatori. Ti fornirà residuo per infondere la limp 10. Non temere, tutto quello che Colt può trovare sulla spiaggia attenuatore incluso tornerà in torsione all'inizio di ogni loop. Sposta il puntatore sulla piastrina attenuatore e ti viene venuto per... Ok. Una volta selezionato l'oggetto conferma spostando il puntatore. Ah, devo anche confermare. Madonna mia, che palle. Abbastanza residuo per infondere, quindi seleziona le armi e l'infusionala. Al sapere dell'infusione ora puoi organizzare una collezione di armi, pestine e tavolette che resisterà alla ripetizione del loop. Le tavolette in particolare forniscono potenti abilità sovrannaturali come teletrasporto e forza sovrumana. Wenji non aveva alcuna tavoletta, ma molti degli altri visionari sì. Uccidi i visionari e fai il tuo e le loro tavolette. Premi per tornare alla selezione delle missioni. Mi viene da piangere. Cosa fare adesso? Consulta gli elementi che hai scoperto tra i tuoi indizi. Se vuoi altre tavolette potresti cercare Charlie Montag, la cui tavoletta traslazione permette di teletrasportarsi, oppure Harriet Morse, la cui tavoletta vincolo collega i nemici tra loro. Ossia quello che accade a uno accade a tutti. Mentre spari Blackreef... Cioè, andiamoci con 5 minuti di rottura di coglioni. Indizi altre informazioni riguardanti gli stretti momenti della giornata. Queste scoperte sono raduate qui. Molte scoperte possono essere eseguite come gli indizi. Trovare e sfruttare le scoperte. No, provare. È la chiave per esplorare Blackreef e gestire il suo loop temporale. Ricorda, ogni distretto offre varie opportunità e minacce a seconda del momento del gioco. E le azioni di periodi precedenti possono influenzare i periodi successivi. Una piazza vuota la mattina potrebbe essere affollata nel pomeriggio, magari per un concerto, a meno che non vi siano eventi importanti che neghino la festa. L'isola di Blackreef
è tutta tua. Esplorala. Mi viene da piangere, ragazzi, perché cioè veramente se, quando il tutorial è così lungo vuol dire che hai sbagliato proprio il game design. Cioè dovrebbe essere abbastanza comprensibile da non necessitare 18 righe di testo per ogni stronzata. Tra l'altro online qualcuno potrebbe entrare. Va bene, facciamo finta che qualcuno ci sta ancora a giocare. I corsari muoiono disperatamente se chiedono come fanno di Pokémon. Mi frega un cazzo. A me serve a capire che cazzo devo fare. Ma questo mi interessa. No. Benji tolga l'auto dalla sua custodia di sera. Ah, là devo solo tornarci la sera. Posso accedere ai comandi di depressurizzazione di Wenji da un dispositivo protetto. Madonna, ma ti rendi conto che non si capisce un cazzo di come andare avanti qua? Queste poi l'ho uccise, perché continua a parire? Nel complesso ci sono vari Wenji, l'ho uccise tutte. Questi sono i distretti. Madonna, un altro tutorial. Questi sono i distretti di Blackleaf disponibili in questo momento della giornata. Scegliene uno per maggiori informazioni o per visitarlo. Preferisci un altro momento? Seleziona e tieni premuto l'indicatore temporale per passare in rassegna i quattro momenti della giornata. Ricorda che il tempo passa inesorabilmente fino a sera, dopodiché inizia un nuovo loop. Premi Y per passare alla schermata del personaggio ed equipaggiarti con armi, piastrine e tavolette. Gestisci le partite online con il pulsante in alto a sinistra. Ma perché altro sto tutorial qua? Già me l'aveva detta sta roba. Cioè non capisco che me l'ha ridetto. Veramente. Madonna puttana. Basta, non me ne frega un cazzo. Mi sono rotti i coglioni sti tutorial. Cosa Cristo devo fare? Hai detto forse è responsabile della struttura del programma Ion e delle maschere. E sono contento di questo. Frank spara i pochi da televisione di sera, perché dovrebbe interessarmi? Dotazione. Oh mio Dio, ma perché me lo sta ridicendo? Ma che cazzo è? Hai rotto i coglioni. Solo questo, Palle. Ok. Buono, la domanda è... No, però mi stai prendendo in giro. Cioè... Ok, qua vedo l'icona a sinistra. Quindi io levo via questa.
Ok, vado alle piastrine. E questa ce l'ho, quindi adesso questa mi rimane. Poi dall'altro mi scordo ogni volta che ce l'ho, ma vabbè. Quindi questa mi rimane. Vai, questa ce l'ho forever. Piastrina. Nessuna piastrina. Tendenza all'inceppamento frequente. Ok, questo però io non posso infonderlo, giusto? Che le granate non contano come armi. Visionari, se vedo solo la faccia di Brad Pitt. Proviamo ad andare qui. Andiamo qui, va. Ci dovrebbe stare sta tizia. Uccidi Harriet. Harriet è la madre che non vorresti. Sopravvissuta a un disastro aereo, si è autoproclamata leader di un culto. I suoi sermoni possono essere asfissianti. Cosa? Non è la stessa cosa? Ah, forse prima era una roba tipo... Devi fare questo qua, invece adesso so dov'è. It blood me, it blood me. Ma sono mutato, no, ok. Esplora la baia di Carl. D'altronde solamente un quarto d'ora di tutorial ci sta. Il problema è che poi li devi leggere, perché comunque è un gioco abbastanza, non dico difficile, ma complicato se te perdi una riga di tutorial. Mi frega un cazzo della lore in giro, perché non mi ispira molto. Poi tanto commenta il personaggio quello che devo fare, quindi... Mi dispiace solo per chi l'ha scritta, che starà attivo là e magari passa e vede e fa: no, porca troia, non sta guardando la mia Lores. E ora come farò Res? Ok. Capisco che è Deathloop, però poteva anche metterci un po' di meno a ricaricare. Dovrebbe essere un loop infinito. Io ho infuso un'arma. Potrei infondere piastrine, potrei infondere tavolette. Ah, e quindi? Quindi so come infondere cose. Tu credi sia la prima volta? Wenji l'ha fatto in 7 giorni. E perché devo farlo ancora? C'entra con la memoria. Quello che non ricordi se ne scappa via. Cazzo! Ma come fa a piacervi questo posto? Perché è fantastico! L'unico in un mondo di merda totale, te ne accorgerai prima o poi. Io mi accorgo solo che sto per spezzare... Questo cazzo di loop! Tanto ritorni sempre, Colt, e allora comincia il vero divertimento. Perciò fai molta attenzione. Giuliana sta venendo a prenderti. Cercatori! È la prima giornata del caos. Condurrò la cerimonia inaugurale all'Hangar 2. Con un ospite molto speciale. Ascoltate e siate testimoni della rinascita. Avevo un fine superiore.
sempre pensato che servire fosse parte di esso. Però non così. Che sei matto? Io bestemmia. L'arma meno bella del mondo proprio. Ma insomma, un colpo mi sciotta questa. Protocolli sicurezza. Ehi! C'è qualcuno? Praticamente non è morte, ma uno stato temporaneo. Spero basta emozioni per oggi. Via da me! Ho un'arma! Posso usarla? Credo sia meglio andare a... Non lo vedo. Cinque minuti fa ho detto, ma chi cazzo sta giocando online a sta merda? Don Nico 01. Madonna puttana. Invaso un tizio, sì. Infatti l'abbiamo tolto. Se ci leviamo dai coglioni, che già non mi sembra un buon gioco. Figurati se devo anche andare contro tizi che stanno qua dal 2022. Quindi no, grazie. Ora 12 anni di caricamento e andiamo. Colt, vederti sanguinare mi fa godere. Una volta è culo, non bravura. Una volta si scorda. E tu hai replicato con le stesse solite strade.
stronzate. Beh, vaffanculo, a questo punto è abilità. In culo l'abilità. Madonna, ma chi l'ha scritto sto gioco comunque? Io guardando non mi sta dispiacendo. Guarda, ti dirò, il loop del gameplay è anche buono. Perché non è... cioè, quella parte è figa. Il problema è tutto il resto, sì, la struttura proprio. Cioè, 18 menu ad aree che si caricano, tutte queste cose. Bro, fallo lineare e basta, ma perché di farlo così? Non è un così buon gameplay da poterselo permettere, onestamente. Cioè, alcune idee sono carine, per dirti. Il fatto che di mattina è diverso, pomeriggio, ok. Fallo lineare, fai che posso aspettare e ritornarci, no? Che porca puttana, un menu, 18 tutorial, 14 ore di caricamento. Spezza il ritmo in una maniera assurda. Specialmente visto che... da come sta andando, secondo me è una roba che è tipo molto... sparsa la storia finché non arrivi alla fine. Quindi arrivi tipo al punto del ritorno e poi farà così. Ma dov'è? Ascoltate e siate testimoni del... Ok, il prossimo a tornare nel loop sei tu! E ma dove sei? Speriamo non sia Colt. Lì? Cosa? Cosa? Madonna, finalmente un'arma vera. Madonna, sono in 4K a ste patatine. Patatine fritte. Ma se pensavano di essere Fallout? Cosa cazzo è sto schifo? Alloggiamento batteria. La batteria starà qua intorno, ma devo anche trovarla. Mettila in me, Charlie. Pronto per il loop. Ma dove muoio? Ma da dove cazzo mi sparano? Porca merda. In teoria fucile a pompa mi pigo il cazzo, no? Non riesco a mirarne uno, però. Aiuto. Via. Com'è quella? Non l'ho immaginato. Posto sbagliato, tempo sbagliato. Vediamoci qualcosa da... Cioè il coglione mi è venuto vicino e si è fatto esplodere dietro al muro. Abbastanza stabile. Esatto. Non
creerò un bel niente di stabile. Le mie modifiche al generatore destabilizzeranno il loop stesso. Tu sei pazzo? No, fammi finire. Ci sarà qualcosa fuori posto e infatti abbiamo portato i fucili. Uccidere ciò che sappiamo quando esce dalla breccia, usare la mietitrice portatile per catturare l'energia anomala, riportarla in questa macchina per l'elaborazione. Trasferire energia? C'è. La più potente tecnologia dell'anomalia? C'è. Rivoluzionaria? C'è. E fanculo a tutti! Io non lo faccio! L'etica non c'entra, Susan. Tutto è sacrificabile per questa scoperta rivoluzionaria. Ma che cazzo fai? Stai registrando! Vedo il traditore! Snitch del cazzo. Vorrei il fucile di questo. Comunque non mi è entrato un colpo di quelli che ho sparato. Ma uno per di uno, Qualcuno che mi copra! Nessuno! Bene! Mi coprirò per conto mio! Ma dove cazzo è sta puttana? Indietro mi ha fatto tornare, ma non mi ricordo come sono arrivato là. No, qua sono tornato indietro. Qua dentro, no. Sta roba. Infatti. Non posso farla qua. Cioè, ok, ho il residuo e quindi non posso usarlo dal menu. Un'altra strada? E la vera domanda è dove sto andando, ma probabilmente sì. Mi capisce un cazzo. Treasure of the Eyes. Cercato.
ricarico! Forza dei numeri! Torneranno! Ti ha messo a sparare, ma questi non mi vedono. L'ho detto, ma hanno visto comunque. Sono un po' troppo bene i fianchi. Cosa? Silenzia i suoi sermoni. Silenziamole. L'ho trovato, mi sembravano più copie di un tizio solo. Arma di merda! Glacor, pure qua ce l'hanno. Non so cosa cazzo sia. Perfetto. Comunque non capisco se so scherzo io o mi sfugge qualcosa. Sono già al massimo. Lo sai che c'è, forse perché Prey era meno, puntava meno sulla parte delle armi e dello sparatorio, era molto più su altro. Colt fa boom. Ok. Niente paura. Abbiamo il loop. Cosa? Merda! Quante volte dobbiamo ucciderti? Finiti? No, a posto. Poi comunque per un oggettino te ne dà parecchio. Proviamoci qualcosa da ammazzare. Voglio spazzare tutto. Voglio davvero spaccare tutto. Questo esplode bello potente se farò qualsiasi cosa. Li sentite? Peccato non esserci.
Dovrebbe essere morto. Era quello che penso. C'è qualcuno? Speriamo non sia Colt. Sentite, peccato non esserci. Meglio dare uno piano. No, ma devo fare tutto io qui. Ma sì. Ok, il prossimo a tornare nel loop sei tu. Speriamo non sia colta. Sto a fare sto giro, ma torna nel lato sbagliato. Devo andare là sopra. E vai, sfaghini. Una leader naturale. Hanno caricato un 18. Fermi quando tiri fuori il divertino. Procedo! L'hai voluto tu! Non farti confondere. Ah, quella è Harriet. La Biondinis. Ok, però come entros? Sbagliato tutto. Se fosse una torretta. Dai, ma come faccio? Senza farmi male, intendo. Sì, ma come faccio veramente? Cosa? Cosa? Merda, ma sta salendo. Ho perso. C'è qualcosa? Cosa? C'è qualcuno? Speriamo che sia colta. Sto nella scittissima. C'è qualcuno? Cosa?
merda. Cosa? Ah, ok, quando sale basta gli spari e se toglie. Ma cazzo è. Ricarico. Ma da dove stanno a sparare? Da lì. Tenetelo occupato. Lo chiudo. Ricarico. Essere ingordo. Aiuto. Procediamo. Al succhiamento di cazzo. Ho dato pure un achievement. Nei panni di Colt uccidi uno degli otto. Forse è meglio levarmi da qui. Ok, mai più, eh? Pezzo di merda. Che qua tocca. Stare molto attenti. Ok, ne sono contento. Ma posso passare qui o esplode? Ok, esplode. Però la porta è chiusa, come faccio? Ah, vabbè, però ora l'ho... l'ho sbloccata. Ok. Che puttana difficoltà, oh. Tutto a distanza. Terminato ciò che l'aereo ha iniziato. Vabbè. Tanto io ho tolto la granata. Forse era meglio sparare in un punto preciso. Cazzo. Questa è speciale, questa la posso infondere. Incredibile. Vabbè, questo è incredibilissimo. No, e quest'altro? L'orni della Madonna proprio. Potevo arrivare da qui. Ok.
Ok, infondi la tavoletta vincolo. Io però questo non posso farlo finché non finisco. Ma no, che cazzo dico? Devo solo tornare nelle gallerie. Giusto? Aspetta, ma è rotta però sta cosa. Cioè prendi tre nemici in azione e muoiono tutti e tre. Porco damn. Siamo fuori, siamo. E saranno, si sono resettati loro. Sono spostati perché è morta Harriet. Ma io poi tra l'altro non ho capito, se assorbo la loro tavoletta muoiono? Ci deve essere pure un modo per ucciderne due insieme. O tre, o quattro, o di più. No, non sono così stupidi. Però Alexis, ci sono visionari e sei fuggito nelle gallerie. Sei un big di Cristo, tra l'altro, parentesi. Oh no. Ok, sei morto in esplosionis. Spara Void Art Vision in sera, sti cazzi. Ok, tanto questa era solo la mattina, però io posso infondere quest'arma e tenermela. 8000. Questa la posso sacrificare. Ah, guadagno 0. No, ecco, 15000 per infonde vincolo. Però se non lo infondo, lo perdo. Cioè, dovrei ucciderlo un'altra volta. Pare che Harriet segua alla lettera il protocollo. Ho a disposizione un solo tentativo per lei. Il sermone mattutino alla baia di Carla. Ma l'ho già uccisa, perché è apparsa sta cutscene? Ah, c'ho 17000. Queste me danno 0. Però costa 4000 infonderle. Io provo, se vado a armi, non mi dà neanche l'arma mia. Cioè, tipo sta roba la posso levare dal cazzo, no? Sì, sacrifichiamo tutto. No, questo no. Perché poi dovrei fare in modo di uccidere tutti e 8 nello stesso... ok, però scusa, no, se io la uccido, prendo la sua tavoletta e la infondo così rimane a me, lei non muore definitivamente? Perché comunque è quello. Cioè, l'unica cosa che mi viene in mente è che siccome è mattino, pomeriggio e sera, tu devi fare in modo che ogni parte del giorno ne ammazzi due. O tre, magari, in alcuni casi.
E quindi tu vai lì e fai tipo mattina ne ammazzi tre. O due, lo cazzo è. Mezzogiorno ne ammazzi altri due. Pomeriggio ne ammazzi due. E la sera ne ammazzi in altri due. In modo che le uccisi tutti e otto. E poi tipo... il lupo si blocca e vado da Giuliana. O Giuliana è uno degli otto? Ah, perché forse Wenji non contava prima. Avendo io solo preso il potere. 22. Perché questi non l'ho distrutti? +15 - +8. Va 23. Armi in fondi. Mia. Quindi questa adesso è mia, in teoria. Questo fotte un cazzo. E questa è mia. Ho una tavoletta a 4 potenziamenti. 3 potenziamenti ottenendo nuovamente la tavoletta dal visionario che l'ha con sé. O da Julian. Ah. Cioè quindi io in teoria dovrei scoppiarla. Scoppiarla 4 volte. Sperando che lo droppi. Ma che rottura di coglioni. E niente. Questa. Questa è infusa, quindi in teoria rimane. Non riesco a capire perché l'ho infusa e si è levato sto simbolino qua. E poi l'ho. Sono ritornato qua e ce l'ha di nuovo. Questa è infusa. Questa neanche appare più. Qua non appare. Questa onestamente. Sti cazzi. Ma forse questa è buona però. Ma sti cazzi pure questa. Tanto devo fare il pomeriggio adesso. Ok, io adesso ho questa. Ah, oddio, forse allora il simbolo non è... Eh no, però questa è il simbolo, ce l'ha. Se è riciclabile... era quello che stavo per dire. Magari è semplicemente riciclabile. Sempre che però è molto strano. Questa la voglio provare però. Che è figa la skin. Ok. Ah, a meno che... Eh no, perché mo' i visionari sono diversi. Mo' c'è Fia e qua c'è Charlie. Molto strano. Se faccio B? Se faccio spezia il loop? Ok, continuo. E là lo continuiamo domani questo. Va bene così per adesso. Ammazziamo ammazzati due. Quindi volendo ne riesco a ammazzare 4 in un giorno. Solo che... è difficile. Cazzo, sono forti sti pezzi di merda. Tra l'altro quella, la Wenji era l'unica che si sdoppiava e ce ne aveva di più contemporaneamente. Carino. Sai quanti sì che ti puoi fare da solo? Che però non è da solo perché sei te che te le fai te. Concept interessante. Detto questo, continuiamo domani.